Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, io e voi. Grazie mille signori miei, grazie mille ragazzuoli, perché nella serata di ieri, tramite Average Juventino Guy, abbiamo vinto il premio miglior youtuber juventino di questo 2020 e miglior streamer juventino di questo 2020. Vi lascio un po' in sovraimpressione i dati, i sondaggi, le percentuali. Mentre vi ringrazio veramente di cuore per avermi votato, ve l'avevo chiesto un po' su tutti i social, ve l'avevo chiesto qui su YouTube, ve l'avevo chiesto su Instagram, ve l'avevo chiesto su Twitch durante l'ultima live reaction. E ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta. Siamo campioni d'Italia, fino al confine ovviamente, come ho scherzato anche ieri sera in live con i ragazzi di Average Juventino Guy. Ma è veramente una gran bella soddisfazione. Vi dico subito che questo sarà un video un pelo diverso dal solito, perché parleremo comunque di calcio e soprattutto di calcio mercato più che altro, perché il calcio è fermo. Abbiamo vinto di fronte a mostri sacri che sono diventati ormai amici durante quest'annata, perché esattamente oggi, come dicevo ieri sera in live, quindi il 28-12, ho conosciuto Kinoshi a Milano, esattamente un anno fa. Quindi è un anno che io e Kino ci conosciamo, che collaboriamo, tra poco sarà un anno da quando siamo andati allo stadio a incontrare Cristiano Ronaldo e vedere Juventus Parma. Sembra un'epoca fa, dato che si poteva andare allo stadio, stare tutti insieme e creare assembramenti. Invece ora siamo distanti ma uniti, andrà tutto bene, queste cose un po' da anno 2020. Però è stato veramente bello poter conoscere un collega che poi mi ha fatto conoscere un altro collega come Lello, Colpo Gobbo, un altro di quelli che era nelle votazioni agli altissimi livelli, quindi delle icone vere e proprie di YouTube, della juventinità. Allora gliel'ho sempre detto e ci tengo a ribadirlo anche pubblicamente, sono molto contento di poter collaborare con loro e creare questa community, questa interazione tra me, voi, loro, unirci tra live, tra video. Abbiamo fatto molte cose qui su YouTube quest'anno. Tra l'altro, come ho già detto anche a loro, i video più di successo di quest'annata sono stati principalmente tutte collaborazioni. Una con Kinoshi, esattamente quella ho incontrato Cristiano Ronaldo, dove era presente lui stesso. Uno con Lello, dove parlavamo di Aouar, la notizia che aveva dato Momblano rispetto al suo possibile passaggio alla Juventus quest'estate. Un altro insieme ad Avom, che non ho citato, ma è un altro ragazzo che ho conosciuto quest'anno e con il quale ho stretto un bel rapporto, ve l'ho portato varie volte qui su YouTube e anche su Twitch. Abbiamo fatto il video di come giocherà la Juventus di Pirlo, un'analisi tattica scritta a quattro mani tra me e lui, splittata poi su due canali. Quindi le collaborazioni non solo sono belle per me da fare, perché riesco a stringere rapporti umani, ma anche perché comunque piacciono a voi, pubblico. Sono molto contento di essere riuscito a emergere, a ergermi sopra questi personaggi, perché anche loro so benissimo l'impegno che ci mettono e tra l'altro sono più bravi di me, devo dire la verità, perché io sono fermo, mi sono fermato, non perché non ne avessi voglia, soltanto perché avevo bisogno di qualche giorno per recuperare, mi sono preso ovviamente le feste per ricaricare un po' le batterie. Sapete bene che per me YouTube non è un lavoro, io ho un primo lavoro, YouTube è il mio secondo lavoro e in questo momento posso veramente dire che è un secondo lavoro, perché tra YouTube, Twitch, Instagram le cose da fare iniziano ad essere veramente tante, quindi non è più solo un passatempo, è un'attività che mi porta via tantissimo tempo, ma sono veramente felice di poter utilizzare questo tempo per creare dei contenuti che mi fanno impazzire, le live reaction, i commenti a caldo, le pagelle, tanti piccoli format, anche un video come questo probabilmente un anno fa Luca non l'avrebbe mai fatto, perché non era fine al discorso calcistico. Invece in quest'annata sono riuscito anche ad aprirmi molto di più ed è 6 anni e mezzo che faccio lo youtuber, che faccio YouTube. E video così non li ho fatti così spesso, ecco, nei quali voglio parlare, voglio chiacchierare con voi. Per quello che vi dicevo, non si parlerà tanto di calcio, si parlerà molto di me. In un anno nel quale ho voluto rimettermi in gioco, un anno che non era iniziato benissimo per via della quarantena, per via del Covid, io sono stato forse anche uno dei primi a parlare di Covid su YouTube Italia e mi mostravo preoccupato, molto preoccupato, tanto preoccupato, e mi ricordo le persone che arrivavano a dirmi ma cosa te ne frega, non succederà mai. Mi ricordo palesemente il primo video che parlava di Covid, scrissi una frase del tipo, anzi dissi una frase del tipo, questa cosa arriverà a sconvolgerci la vita e la quotidianità così come la conosciamo. Mi ricordo che uno mi scrisse
non dovresti dire queste cose nei tuoi video perché li vedono i bambini, questa è una bugia, è una falsità, e quindi potresti creare allarmismo inutile. Corsiano di poi, a distanza di tanti mesi, mi piacerebbe sapere se ha cambiato idea questa persona oppure no. Ma ci poteva stare in realtà il suo commento, perché all'epoca parlare di rivoluzione della quotidianità era forse eccessivo, ma mi sentivo che potesse essere qualcosa di pesante. E la quarantena non mi ha fatto per niente bene, lo sapete, sono stato fermo per tutta la quarantena, perché proprio come adesso non ci sono notizie, se non Reynolds o comunque un vice Morata. Oggi pomeriggio faremo una live su Twitch e ve lo dico alla fine cosa faremo, e parleremo proprio di queste cose qua. Ma se non ci sono notizie, io preferisco stare zitto. E se accade qualcosa di molto bello come queste premiazioni, preferisco condividere alla mia community. Io non so nemmeno come andrà questo video, probabilmente lo guarderanno veramente i più affezionati del canale, quelli che mi vogliono veramente molto bene, tante altre persone se ne fregheranno, perché sono qua palesemente per la Juventus, non per Luca. E invece c'è una parte di community che so per certo che è qua anche per me, e questa cosa è molto bella. Io durante la quarantena sono stato male, perché a parte lo smart working non avevo nulla, niente, non... Chiusi in casa, dovevo lavorare, quando finivano le 8 ore di lavoro canonico, mi mancava quella scintilla che nei miei momenti liberi è sempre stato YouTube, Twitch all'epoca non c'era ancora, e quindi ho deciso di mettermi in gioco, di aprirlo anche qua, forse uno dei primi a capire veramente la potenzialità di Twitch, anche lato calcio, e ora sono contentissimo di vedere tanti miei colleghi che sono arrivati su Twitch e fanno esattamente quello che faccio io. Ma il fatto di averla pensata prima, anche questa per me è stata una grandissima soddisfazione. Credo che le persone debbano vivere di soddisfazioni, debbano vivere di energia data da qualcosa che amano fare. Io amo fare tutto questo, lo adoro. E so che dall'altra parte ci siete voi che adorate il mio modo di fare, dato che mi avete votato come miglior YouTuber, miglior streamer, e queste sono soddisfazioni incredibili. E quindi... oggi sono ancora in ferie, mi sono preso 2 settimane di ferie da lavoro per staccare. Una l'ho dedicata completamente al riposo, mi sono riposato, mi sono ricaricato, spero che anche voi possiate aver passato delle buone feste. Io ho mangiato tantissimo, ho dormito tantissimo, e questa è stata una cosa molto molto bella. E ora invece sono carico, e questa ultima settimana di ferie la dedicherò ancora una volta a YouTube e Twitch, in una maniera anche magari un pelo diversa, quindi andremo ad analizzare il calciomercato, che sicuramente adesso inizierà a muovere qualcosa. Oggi pomeriggio su Twitch faremo una live anche abbastanza lunga, vi aggiorno su Instagram per gli orari, e faremo 2 chiacchiere con gli abbonati Twitch. Ne ho già parlato sul canale Discord, tra l'altro qui sotto in descrizione ci sono anche tutti i link per i miei social network, tra cui il gruppo Facebook, il gruppo Discord, nel quale siamo sempre molto attivi, e per tutti, poi per gli abbonati a questo canale YouTube e gli abbonati al canale Twitch ci sono delle stanze in più e hanno dei privilegi, come per dire poter oggi entrare in live e fare 2 chiacchiere insieme. E faremo anche tantissimo freebooting agli altri ragazzi che, dicevo prima, sono stati più bravi di me a continuare a pubblicare video di informazione, video sul calciomercato, video di aggiornamenti. E quindi andremo a vedere un po' anche i loro contenuti, così magari chi non conosce i miei colleghi potrà iniziare ad apprezzare anche loro, e faremo una live diversa dal solito, come è stato diverso dal solito questo video. Io quindi vi ringrazio ancora una volta, se siete arrivati fino a questo minuto siete veramente dei matti, e vi chiedo di scrivere hashtag Pirlo, perché ho di fronte a me una foto di Pirlo, è la prima cosa che mi è venuta in mente, e io capirò che siete arrivati fino a qua. Grazie ancora per avermi votato, grazie ancora per aver visto questo video, ci vediamo oggi pomeriggio in live su Twitch, e molto presto arriverà anche un video speciale, cioè la mia intera collezione di maglie da calcio, l'ho già preparato, sto soltanto aspettando l'ok, perché ci sarà uno sponsor che ha voluto intromettersi, no, ha voluto sponsorizzare quel video, e sto aspettando che mi possa accettare il contenuto, il lavoro, quindi molto presto arriverà anche quello. Ragazzi, grazie ancora, siete stati veramente carinissimi.